Mi chiamo Roberto Riggio, sono dell'RSU di ARPA. Oggi siamo qua in Piazza Castello davanti alla Regione per consegnare simbolicamente un albero che abbiamo autoprodotto con i lavoratori, al quale abbiamo attaccato delle balle che sono quelle che sono contenute all'interno del cosiddetto piano di riposizionamento dell'agenzia. È un piano che prevede il nome pomposo del piano di posizionamento, in realtà una serie di tagli di tipo orizzontali a delle attività che noi svolgiamo. Sostanzialmente vengono tagliati alcuni laboratori dell'agenzia e secondo loro si potrebbero trasportare le attività sugli altri laboratori che resterebbero. Noi riteniamo che questo non sia vero e che il risultato finale sarà una caduta qualitativa e quantitativa delle attività che l'agenzia potrà fare in termini di controllo e monitoraggio dell'ambiente. Riteniamo inoltre che non ci siano i presupposti per l'aspetto invece della tutela anche della professionalità degli operatori. La nostra agenzia è un'agenzia che conta soprattutto sul valore e la capacità di alte professionalità, gente che comunque si è formata anche nel tempo, e quindi decidere di chiudere delle attività spostando questi operatori da altri è comunque uno spreco di risorse, e noi riteniamo che questo spreco di risorse bisogna contrapporsi e non farle passare. Chiediamo che il piano venga sospeso o ritirato, perché noi riteniamo che una direzione generale, al di là degli aspetti tecnici che abbiamo contestato, una direzione generale che scade il 13 febbraio e che ormai è stato bandito un nuovo posto per il nuovo direttore generale, non abbia più la legittimità per portare avanti un processo di organizzazione che sicuramente si dovrebbe percorrere su più anni e non sicuramente in un paio di mesi.